Stasera è stata, secondo me, un momento deludente perché diamo atto all'amministrazione che ha comunque iniziato questa fase, diciamo così, conoscitiva, no? Nel senso che ha portato a conoscenza i cittadini dell'intenzione dell'amministrazione di fare questo prolungamento. Bisogna innanzitutto dare atto che è la prima volta che si riesce a mettere in piedi un'assemblea partecipativa, soltanto che è partecipativa più a parole che nei fatti. Questa sera è andata in parte come purtroppo ci aspettavamo. Ma in un momento drammatico in cui il Comune di Roma aumenta le tasse, taglia i servizi, è dell'altro ieri notizia, infatti non ci stanno neanche più i soldi per dare quel minimo rimborso spese alle persone anziane che presidiano le scuole per garantire ai nostri figli che non vengano investiti dalle macchine. In questo momento assistiamo a un Comune di Roma che si sta battendo con il coltello in bocca per mandare avanti un progetto di prolungamento della metro che fa acqua da tutte le parti. Nel senso che l'assessorato alla mobilità e tutti i suoi esperti sono venuti ad informarci con lo stesso materiale informativo con cui si erano già presentati il 1 agosto nell'aula del municipio. C'è una documentazione che illustra solamente dal punto di vista estetico e leggermente il tracciato della metropolitana, senza in realtà fornire nessun elemento valido per la valutazione dell'opera. Abbiamo chiesto ufficialmente al Dipartimento e soprattutto al responsabile del procedimento, l'ingegner Dogna, che ci dia tutti quegli elementi tecnici, economici, di impatto, di valutazione, di esigenza, che sono documenti che deve darci in applicazione della delibera 57, regolamento della partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbanistica. Cioè il 57 è un documento che è chiaro. Fissa dei livelli ben precisi, il primo livello è quello della informazione, il secondo livello è quello della discussione con le associazioni, con i cittadini e via dicendo, e addirittura c'è un terzo livello che è la progettazione partecipata. Stasera hanno presentato questo progetto preliminare che peraltro è anche sul sito del Comune di Roma che dice tutto e non dice niente perché già lo sapevamo, per cui non dice perché sono passati là, non dice come viene finanziata quest'opera che, sottolineo, ci costerà 649 milioni di euro. Non abbiamo avuto notizie chiare e precise, il progetto vero non è stato consegnato, non c'è un quadro economico complessivo, ma soprattutto c'è un dato che deve colpire i cittadini. Quest'opera costa 580 milioni di euro, dichiarazione di oggi, per poco più di 3 chilometri. Stiamo nell'ordine, se pensiamo che a Milano le linee M4 e M5 costano dagli 80 ai 100 milioni di euro, stiamo nell'ordine di 180 milioni. Ma perché Roma le sue linee metropolitane le deve pagare al doppio rispetto alle linee Milano e a più del doppio rispetto a quelle di Torino? Soldi a mio avviso anche eccessivi, perché vediamo che almeno in altre aree del nostro paese i costi a chilometro della metropolitana sono circa la metà. Noi come comitati, ben 12 comitati del quarto municipio, abbiamo chiesto ufficialmente, infatti e informalmente molte volte, di essere messi all'inizio del processo partecipativo in possesso della documentazione integrata per valutare il reale interesse pubblico alla realizzazione di un'opera di questo genere che costa quasi 600 milioni, ovvero sia circa 200 milioni di euro al chilometro, e valutare se è interesse pubblico, oltretutto realizzarla qualora fosse appunto di interesse pubblico con quelle modalità. La sensazione è che si vogliono dare un contentino ai cittadini, ma non farli entrare in merito a opere in cui girano tanti soldi. L'impressione è quella che loro vogliano tentare di farci rassegnare, perché tanto tutto è già deciso. E soprattutto tanto comunque si edificherà e quindi dobbiamo, come dire, essere grati se gli oneri, non si sa bene quali, verranno riversati sulla metropolitana. Però l'impressione che si ha di fondo è che, come dire, diamo un contentino ai cittadini e poi andiamo per la nostra strada. È chiaro che ci sono dietro dei poteri forti che sappiamo benissimo che i piani regolatori a Roma sono stati sempre fatti dai costruttori e non per i cittadini. E a maggior ragione con un impatto del genere, sia da un punto di vista di mobilità, il nostro municipio, da quando è stata costruita la centralità Bufalotta, è veramente diventata quasi invivibile. E non credo che sia soltanto la metropolitana e questa metropolitana a risolvere i nostri problemi. E quindi ci devono spiegare dove sta scritto che
diciamo, l'edificazione è già stata decisa, perché ci sarà sicuramente un documento. L'assessore Origemma ha parlato di ambiti di riserva, per cui questo, diciamo così, riversamento di cemento verrà fatto su tutta Roma, ma io personalmente penso che un abitante di Monteverde non sia felice di avere milioni di metri cubi, perché bisogna finanziare la metropolitana nel quarto municipio. Che ci risulta invece che dalle delibere del Comune di Roma, che è la 315 del 2008, gli ambiti di riserva sono semplicemente una fase ricognitiva. Se poi il Comune di Roma decise di non utilizzare questi ambiti di riserva, chi ha partecipato al bando nulla può pretendere dal Comune di Roma. E poi, se proprio vogliamo parlare di partecipazione, ma perché in questa sede i nostri amministratori non sono venuti ad illustrare un attimino tutti i problemi che in sede di valutazione di impatto ambientale da parte della Regione hanno formato oggetto di decine e decine di prescrizioni da parte degli enti competenti? Se ne evince una estrema complessità dei cantieri, se ne evince un fortissimo impatto per anni, è un impatto di cui quello che sta succedendo in questi mesi a Valmenaglia rappresenta un esempio. I cittadini queste cose le devono sapere, oggi qualcuno sarebbe dovuto venire a dircele. Non è venuto nessuno. Per cui questi sono elementi che servono a tutti, ai cittadini in primis, ma anche all'amministrazione stessa, per capire se quest'opera è fondamentale o no, cioè se è utile o no. Se le cose continueranno in questa maniera, la partecipazione sarà una presa in giro. Noi continueremo, sia noi come comitato, con tutti gli altri comitati del quarto municipio, la nostra battaglia per garantire trasparenza e attenzione per la cittadinanza in un momento così delicato in cui si vogliono spendere tante risorse pubbliche, in un momento in cui risorse pubbliche non ce ne sono più.